presenza ad altri libri, in rapporto e confronto ad altri libri. Esseri umani, per Pym, c'è qualcosa di schifoso, come in vermi, e qualcosa di buono e caldo che attira la compagnia. Sotto gli alberi ci sono prati ispidi di ricci e stagni secchi pieni di foglie dure. A sera lame di nebbie si infiltrano tra i tronchi dei castagni e ne ammuffiscono i dorsi con le barbe rossicce dei muschi e i disegni celesti dei licheni. Proiettile lo prese giusto in mezzo a un'aquila ad ali spiegate che aveva ricamata sulla giubba. Il corvo s'abbassava lentamente a giri. Adesso era vivo e dimezzato. Chiaro che non basta un visconte completo perché diventi completo tutto il mondo.
imprese che si basano su di una tenacia interiore devono essere mute e oscure. Per poco uno le dichiari o se ne glori, tutto appare fatuo, senza senso o addirittura meschino. Quel bisogno d'entrare in un elemento difficilmente possedibile, che aveva spinto mio fratello a far sue le vie degli alberi, ora gli lavorava ancora dentro, mal soddisfatto, e gli comunicava la smania d'una penetrazione più minuta, d'un rapporto che lo legasse a ogni foglia e scaglia e piuma e frullo. Capitolo che attacchi e non sai ancora quale storia racconterà è come l'angolo che svolterai uscendo dal convento e non sai se ti metterà a faccia con un drago, uno stuolo barbaresco, un'isola incantata, un nuovo amore. Contadini, pastori, borghigiani accorrevano ai bordi della strada. Quello è re, quello è Carlo, e si inchinavano giù a terra, ravvisandolo più che dalla poco familiare corona, dalla barba. Parve che il mondo grigio e misero che lo circondava diventasse tutto a un tratto generoso di ricchezze nascoste e che dalla vita ci si potesse ancora aspettare qualcosa, oltre la paga oraria del salario contrattuale, la contingenza, gli assegni familiari e il caro pane. Dall'atmosfera alacre e cordiale che si espandeva per la città festosa e produttiva. Nulla è più bello che sentire scorrere intorno il flusso dei beni materiali e insieme del bene che ognuno vuole agli altri. E questo soprattutto, come ci ricorda il suono firulì firulì delle zampogne, è ciò che conta. Del mio sogno d'amore era durato solo quell'istante in cui ci eravamo congiunti, roteando tra terra e luna. Privato del suo terreno terrestre, il mio innamoramento ora non conosceva che la nostalgia straziante
di ciò che ci mancava, un dove, un intorno, un prima, un poi. Invece, nel mio rimpianto, il primo segno vandalicamente cancellato da Kvok restava inattaccabile, come quello che era nato prima d'ogni inizio delle forme e che doveva contenere qualcosa che a tutte le forme sarebbe sopravvissuto, cioè il fatto di essere segno e basta. Delle notti di plenilunio basso basso ed alta marea alta alta, che se la luna non si bagnava in mare ci mancava un pelo, diciamo pochi metri. Ci sono quelli che si condannano al grigiore della vita più mediocre perché hanno avuto un dolore, una sfortuna, ma ci sono anche quelli che lo fanno perché hanno avuto più fortuna di quella che si sentivano di reggere. Ora la mano si muoveva libera e non vista, s'aggrappava a lei, si tendeva in carezze radenti come un breve propagarsi di vento. Ma il viso della vedova restava voltato in là, lontano. Tomagra fissava di lei una zona di pelle nuda tra l'orecchio e il giro del ricolmo scignon. Ed in quell'ascella d'orecchio il pulsare di una vena. Era questa la risposta che lei gli dava, chiara, struggente e inafferrabile. Bisogna affamare la regina. Se si riduce al minimo il numero delle operaie che approvvigionano il formicaio, le regine resteranno senza cibo e le dico che un giorno vedremo le regine uscire dal formicaio in piena estate e trascinarsi a cercare cibo con le proprie zampe. Sarà la fine per tutto allora. Chiuse con furia la bocca del sacco e si alzò. Thank you.
9 è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà. All'altra la città sembra continua in prospettiva, moltiplicando il suo repertorio di immagini. Invece non ha spessore, consiste solo in un dritto e in un rovescio, come un foglio di carta con una figura di qua e una di là, che non possono staccarsi né guardarsi. Quando i fili sono tanti che non ci si può più passare in mezzo, gli abitanti vanno via, le case vengono smontate, restano solo i fili e i sostegni dei fili. È fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato. Chiedersi se essi sono migliori o peggiori degli antichi, dato che non esiste tra loro alcun rapporto. Così come le vecchie cartoline non rappresentano Mauriglia com'era, ma un'altra città che per caso si chiamava Mauriglia come questa. Viaggiando ci si accorge che le differenze si perdono. Ogni città va somigliando a tutte le città. I luoghi si scambiano forma, ordine e distanze. Un pulviscolo informe invade i continenti. Il tuo Atlante custodisce intatte le differenze, quell'assortimento di qualità che sono come le lettere del nome. Abituato così bene a non leggere che non leggo neanche quello che mi capita sotto gli occhi per caso. Non è facile. Il segreto è di non rifiutarsi di guardare le parole scritte, anzi, bisogna guardarle intensamente fino a che scompaiono. Allora, fuori della finestra, cosa rimane? Il mondo anche lì, che per l'occasione si è sdoppiato in mondo che guarda e in mondo che è guardato. E lui, detto anche io,
cioè il signor Palomar, non è anche lui un pezzo di mondo che sta guardando un altro pezzo di mondo? Per guardare se stesso, il mondo ha bisogno degli occhi e degli occhiali del signor Palomar. Pomeriggio nessuno la guarda ed è quello il momento in cui avrebbe più bisogno del nostro interessamento, dato che la sua esistenza è ancora in forse. L'universo come cosmo regolare e ordinato o come proliferazione caotica. L'universo forse finito, ma innumerabile, instabile nei suoi confini, che apre entro di sé altri universi. Increspato e piccole onde battono sulla riva sabbiosa. Il signor Palomar vede spuntare un'onda in lontananza, crescere, avvicinarsi, cambiare di forma e di colore, avvolgersi su se stessa, rompersi, svanire, rifluire. Però isolare un'onda, separandola dall'onda che immediatamente la segue, pare la sospinga e talora la raggiunge e travolge, è molto difficile. C'era una voce, una canzone, una voce di donna che ogni tanto il vento ti portava fin quassù da una qualche finestra aperta. C'era una canzone d'amore che nelle notti d'estate il vento ti portava a strappi e appena ti sembrava di averne afferrato qualche nota, già si perdeva. Non eri mai sicuro di averla sentita davvero e non solo immaginata, non solo desiderato di sentirla. Il sogno di una voce di donna che canta nell'incubo della tua lunga insonnia. Nei momenti in cui il regno dell'umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Thank you.
Esiste una leggerezza della pensosità. La leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al caso. Paul Valéry ha detto: «Il faut être léger comme l'oiseau et non comme la plume».